Bella al cacao, tu la fai? Sì, veramente la facevo col burro, però visto che c'è l'olio la farò così. Ah, ecco, come mai noi l'olio abbiamo usato? Così, cioè, Così, sì. Tu invece la facevi con il burro. Guarda, tra poco ti diremo com'è venuta con l'olio. Mi sembra che si stia gonfiando. La farò così sicuramente, guardi. Tanto tra poco ti faremo sapere perché tutte queste befane assaggeranno la ciambella, vero? Suppongo. Ecco, come no. Quindi è come minimo, Scusa, secondo me. come minimo assaggeranno e ti faremo sapere. Senti, e tu conoscevi il farro? Sì, però non l'ho mai assaggiata, lo conosco, so che è, però non Guarda, è l'ho mai buono assaggiata. perché è molto purificante. Sì. Abbiamo bisogno di purificarci un Però po'. giusto per assaggiare e vedere com'è. Sto seguendo la trasmissione apposta per vedere i passaggi e tutto. Capisci tutto tu quando facciamo tutti i Sì, passaggi, tutto quanto? Ah, quindi ci perdoni qualche risata e qualche chiacchiera, vero? Sì, e si va la risata, si vanno gli scherzi, però si segue la trasmissione comunque. Brava, brava, Brava la nostra cara grazie. Franca Napolissima che gradisce la nostra formula e noi ti ringraziamo tanto, cara Franca. Speriamo che siate sempre di più e speriamo che nessuno si perda per strada perché noi non Certo. vogliamo che nessuno ci abbandoni. Magari speriamo che riescano a perdonarci qualche scherzo, va Aggiungiamo bene? le Ma verdure, gli Simone. scherzi ci stanno, sennò altrimenti non sarebbe una trasmissione morta. Invece ci sta la ricarica, ci stanno gli scherzi, ci sta tutto. Hai visto? Brava. Oh, benissimo, Bene, Franca, è bene. proprio così che noi intendiamo il nostro programma e fin quando lo gradirete Entrate continueremo a nello farlo in spirito. questo modo qui. Grazie, Franca, e ti invito a richiamarci quando vorrai. Tu ricordami, sono la Befana di Polistena, io ti riconosco subito, va bene? Ok, auguroni di nuovo. Ciao, Ciao, grazie, ciao. grazie, Ciao, ciao. grazie mille, Ciao. ciao. Adesso li facciamo andare un pochino e poi sciacquiamo il Che cosa? forno. Chi spiega Le tutto? zucchine abbiamo fatto soffriggere la cipolla. Poi abbiamo tagliato le zucchine e le carote grossolanamente perché la zuppa è così, non va fatta fine fine le verdure. E poi andiamo a lavare il farro di nuovo sotto l'acqua corrente. E procediamo come un semplice risotto, Simone, aggiungendo piano piano poi il brodo Ok, pronto. Ciao vegetale. Simona. Ciao, chi Buonasera. sei? Sono una befana di Reggio Calabria che gradisce la vostra trasmissione. Brava. Cara befana di Reggio Calabria, Grazie. ciao, come ti chiami? Antonella, Cara Simona. befana di Reggio Calabria, siamo molto contente che ci accomuna insomma questo spirito che cerchiamo di rendere gioviale, allegro, anche quando magari non tutto va benissimo nelle vite di tutti, perché chi Va può dire bene, che nella Simone vita vada sempre mia. tutto bene, però magari con un Lo so, lo stiamo sorriso. bene. Appunto, tu che hai avuto una tragedia proprio per fortuna superata in Superata, casa sì. tua, quindi puoi capire che insomma cerchiamo di dare un po' di allegria, vero Antonella? Ma senza di questo la trasmissione sarebbe monotona. Oh, grazie. E Noi. ci vuole, E io veramente non ho certo. mai criticato niente e nessuno Ecco, questa è anche la della mia vostra filosofia, trasmissione, mai, brava. mai, mai. Questa è anche la mia Allora, Simone. filosofia nella vita in genere, cioè io guardo, Vado a lavare magari, il farro. brava, tu vai a lavare il farro, mi raccomando, Ma Befana poi io non Sonia. capisco, mica si è obbligati a guardare, se uno non piace cambia canale. Io questo non lo vorrei, mi dispiace perché vorrei che ci seguisse tutte quante, magari vorrei, anzi vorrei invitare chi magari non gradisce tanto a sedersi qui con noi, a fare la nostra amicizia, a stare in nostra Lo so, compagnia. ma sai, io penso che sono delle persone che in questa maniera si vogliono mettere in mostra, più se ne parla e più loro sono contenti. Brava Befana Antonella, una Brava. Befana saggia, brava la nostra Befana Antonella. Così. Senti, cosa ne pensi delle nostre amiche che sono venute a Metto un po' di trovarci? sale. Ah, sono contenta, mi fa piacere. No, speriamo che un giorno magari riusciate a venire anche voi da altre parti della Calabria. Io rinnovo Pepe l'invito nero. perché intanto tu cosa Metto metti? sale e pepe nero. Sale e pepe nero perché io di sera in sera, come non hanno avuto bisogno delle invito le nostre amiche che questa sera a sorpresa sono venute qui da Vero, vero. noi, Mi fa tutte piacere. quante. Senti, sai che mi piace tantissimo stasera questa ricetta col farro. Oh, prego Non l'ho Sonia, mai prego. fatta.
La ricetta col farro. Ah sì, la ripeto, mi signora. Mi piace molto. No, le piace. Non ho capito, signora. E che mi interessa tantissimo, veramente. Non l'ho mai fatta. Bene, allora la provi, signora, perché è veramente buona. C'è un profumo. Sì, vero? Vedere. Speriamo che piaccia anche ai bambini. Sì, assolutamente sì, signora. Ho io l'ho assaggiata in Toscana. Assolutamente sì, come... Assolutamente sì, come Antonio Polverino. Io l'ho mangiata in Toscana, questa zuppa di farro, e la ricordo buonissima, veramente. Adesso ma così, Simona, l'hai assaggiata? Così era? Non lo so se fosse fatta così. Non lo allora, so, mettiamo il farro. Prego, ti voleva chiedere una sì, cosa. Sì, signora, mi dica, Antonella. Sì, per tre persone, quanto ne va a farro ammollato? Un 200 grammi. 200 grammi? Sì. Ma cioè, viene asciutto, no? Viene come un risotto, un pochettino, sì. Questo lo dobbiamo assaggiare, bene. Assolutamente sì. Ok, lascio spazio agli altri e continuate così, Simone, non dar retta a nessuno. Grazie, grazie, grazie signora Antonella. Ciao, Antonella. Ciao, buonasera. Ciao, Antonella, ciao. Ti salutano ciao. Tutti, hai visto? Oh. Ecco qua, Simone. Guarda, allora proveremo ad assaggiare perché le nostre amiche poi devono fare il viaggio di ritorno, infatti, quindi con una bella minestra calda, che poi minestra non è, non c'è pasta, però con una zuppa è una zuppa. Nutriente, per fare Antonella, che dice lei? No, la verdura è buonissima. Il farro, voi l'avete mai fatta una zuppa di farro? Fa bene, sì, sì. Fa bene anche ai bambini. Ai bambini. Mm-hmm. Intanto io ringrazio Elena perché mi ha portato un bel libro di cucina proprio per i bambini, perché i miei figli giocano a MasterChef. Anche a me ha portato un libro di cucina. Ecco, sì. E intanto la nostra... E la calza pure Sonia invece qui ci sono dei prodotti fatti da te che sì, mi delle cucine donare. Che ti ho portato. Che cosa sono? Sono delle olive nere sott'olio, le melanzane pure sott'olio. È un piccantino. Mamma mia, qua quanti dolci che ci sono. E questa calza con sopra scritto Simona, vediamo un po'. Eccola qui, la calza personalizzata che mi ha donato Antonella. Elena. Armida mi hanno donato questa calza meravigliosa. Ma chi l'ha scritto, Simona? L'ha scritto Armida e l'ho ricamata io. Ma brava! Noi lavoriamo sempre insieme. Aggiungiamo un po' di brodo, Simona. Aggiungiamo un po' di brodo, grazie mille, grazie per questi doni meravigliosi. Aggiungiamo brodo un po' vegetale. Di brodo. Intanto la nostra... Io direi che la ciambella, che dici tu? Momo, vengo io, non aprire, gioia mia. No, non apro, pronto! Pronto? Buonasera, con chi? Dell'amica del Befale. Maria Antonietta, un'altra Befana da Vibo. Ciao! Ciao, Mari! La Trofea, La Tropea, sempre. La Tropea. Senti, ci sono tante Befane a Tropea? Penso di sì. Una parolina? Sì. Allora, questa notte, se non erro, ho visto sui cieli di questo bel paese, diciamo, Tropea, due Befane. Due. Una era Simona e una era Sonia. Sì. Ma io andavo più veloce, perché avevo la scopa Pippo. Noi quale modello avevamo? Queste? Tu cosa avevi? Il jet? Io avevo quella bella Pippo, nuova. Tutto un'altra scopa. E invece io, Simone, avevo quella di Harry Potter, motorizzata. Io avevo quella, insomma, vabbè, tu Rita? Io avevo quella di Christopher. Ah, tu avevi quella. Tu Armida, anche vado tu. Vado a dare un'occhiata alla ciambella. Anche tu. Bene, cara Maria Antonietta, senti, ma la Befana ti ha portato un po' di zuppa di farro? Ma quale zuppa? La Befana mi ha portato i soldini. I soldini? Quello che voglio, quello che desidero, perché poi se no mi compri i miei, non mi piace. Quando non è che ne ho necessità subito. No. Quando trovo qualcosina che mi piace... No, ancora ci vuole Bianca. Brava, Maria Antonietta, così si fa. Intanto noi continuiamo a girare questa zuppa di farro. Senti, tu hai capito tutto dei nostri procedimenti, della zuppa che stiamo facendo? Sì, ma non io da un'ora che cerco di prendere... Io non ha capito niente. Poi te li ripeto in privato quando mi chiami. Ecco. Va bene.
Dopo ti chiamo, Sonia. Eh certo, senti, mi raccomando. Chiara Befania, Maria, non Befana. Non stai rispondendo più ai messaggi che ti poi te lo dico perché. Mi faccio spaventare la cosa. No, poi ti spiegherà perché. Poi ti spiego perché. Senti, Chiara Befania, Befana Maria Antonietta, supporto.